nuvolari a 50 kg d'ossa, nuvolari ancora più eccezionale. Nuvolari alle mani come artigli, nuvolari è un talismano contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. Bibidibida, 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 bibidibomba. Salve a tutti e benvenuti su Watch Unboxing Story. Come anticipato dall'intro, oggi parleremo di un segnatempo che omaggia il Mantovano Volante, la leggenda dell'automobilismo Tazio Nuvolari. Prima di cominciare volevo ringraziarvi per aver raggiunto insieme il traguardo dei 200 iscritti. Può sembrare poca cosa, però per me, che ho aperto il canale da pochissimo, è veramente un grande traguardo. Volevo invitarvi, qualora non vi siete ancora iscritti, a iscrivervi e attivare la campanella in modo da poter vedere nel futuro altri contenuti come questi. E seguitemi anche su Instagram all'account Watch Unboxing Story per partecipare attivamente alla community e avere chicche e anticipazioni sul canale. Se il video poi vi è piaciuto, mettete un bel mi piace. Bentornati. L'orologio di cui parliamo oggi è un Eberhard, il Tazio Nuvolari. Apriamo la scatola, la controscatola in cartone e vediamo la scatola in legno. Sotto questa ritroviamo il manuale, un manuale che rimanda un po' alle iconiche avventure di Tazio Nuvolari e presenta poi anche insieme a questo le istruzioni dell'orologio. Alla fine, all'ultima pagina, invece, ritroviamo la garanzia. Torniamo alla scatola, che invece in questo caso ritroviamo in legno. È una scatola personalizzata. Aprendola ci dà immediatamente quello che è da vedere, ossia l'orologio. La scatola rappresenta una sorta di radica con in pelle invece disegnata la macchina di Tazio Nuvolari, l'Alfa Romeo 16C. In basso invece ritroviamo una tag o una targa, la personalizzazione della scatola e quindi il modello Tazio Nuvolari, e sotto l'orologio invece c'è la tag in plastica che vediamo di Tazio Nuvolari e ovviamente l'orologio. Precisiamo subito che si tratta di un modello in edizione limitata che usciva con cinturino in coccodrillo, che era un cinturino di coccodrillo marrone. All'interno c'era il richiamo del modello stesso con fibbia con logo Eberhard personalizzata. In un secondo momento è stato acquistato il bracciale e il bracciale ovviamente era un bracciale Eberhard in acciaio con chiusura deployante e logo Tazio Nuvolari in oro, un dettaglio particolarmente pregiato. Effettivamente, a vedersi, l'orologio risulta molto rifinito, a cominciare proprio dalla lunetta cronografica che è in acciaio fiorettato. Il quadrante è a fondo nero con numeri arabi, in questo caso è un quadrante stampato. Presenta però all'interno la scala tachimetrica in chilometri orari, mentre la lunetta in acciaio ce li ha in miglia orarie. Il vetro è un vetro zaffiro con trattamento antiriflesso. E a ore 12 troviamo un quadrante con motivo concentrico, sia a ore 12 che a ore 6. A ore 12 sarà quello del contatore dei minuti, mentre ad ore 6 ritroviamo invece, sempre con questo motivo concentrico, il contatore delle ore, fino a 12 ore. Oltre al logo Eberhard, a ore 3 e a ore 9 invece la firma di Tazio Nuvolari, troviamo invece un carapace. Bisogna infatti dire che la linea Tazio Nuvolari nasce nel 92, in occasione del centenario della nascita del campione automobilistico, e dal 92 al 96 viene prodotta quella che viene definita la prima serie. In particolare in questa prima serie c'era un carapace che aveva una tartaruga con la testa e le zampe aperte, e il fondello in questo caso era un fondello chiuso. Perché il carapace? Anzi, perché la tartaruga? La tartaruga era il portafortuna di Tazio. Ed è quello che Lucio Dalla canta dicendo l'amuleto contro i mali. Era praticamente una spilletta d'oro che gli fu donata da Gabriele D'Annunzio, suo amico, il quale donandogliela gli disse: all'uomo più veloce del mondo, l'animale più lento. Dunque era una spilletta che il pilota portava sempre con sé durante le sue corse. Il modello di oggi è invece, come dicevo, un'edizione successiva ed è un'edizione limitata. Successiva lo vediamo dal solo carapace presente, quindi non più zampette aperte, e limitato lo capiamo girando l'orologio. Infatti il fondello in questo caso è V3 con vetro zaffiro. Si può ammirare in questo modo il movimento, è un valigio 7750, in particolare questo è particolarmente rifinito e lavorato, infatti anche questo è in acciaio fiorettato in alcune parti, e il rotore
è personalizzato. Vediamo infatti che spicca il basso rilievo in oro dell'Alfa Romeo di Nuvolari, con le date e la dicitura Gold Car Collection. Il lume, a mio avviso, è ottimo. Ci sono tutti i numeri ben visibili, tranne ovviamente ad ore 6 e anche ad ore 12, mentre la corona presenta la E ed è a vite. Solo che questa corona a vite, assieme ai pulsanti però a pompa e la dicitura 3 atmosfere sul fondello, ci ricordano che però non parliamo propriamente di un oggetto da immersione. Al polso 40 mm sono perfette per un cronografo, spesso 14 mm che ha un bracciale invece largo 20 mm danza. E voi invece cosa ne pensate di questo Dazio Nuvolari? Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao! Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando passa Nuvolari, quando corre Nuvolari, la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore, e finalmente quando sente il rumore salta in piedi e lo saluta con la mano, gli grida parole d'amore e lo guarda scomparire.